proprio inizio, l'atto finale di questo girone, dei gironi del Crone Tournament. In campo, ecco, in tenuta bianca la Brawlhalla di Capitan Mazzone, che sfida questa sera i Blues di Capitan Gallo. Brawlhalla che si schiera con Bassi, Mazzone, Iori in difesa, in avanti agiscono Solutrone, Lanni, Gianni Lanni in panchina, Alessio Lanni. Mentre per i Blues i due Vitulli, una porta, una in difesa, e in avanti Sibillo, Gallo e Luca Pestorino, anzi no, agisce momentaneamente Luca Pestorino come punta, e in panchina c'è Raya. Quindi un cambio a testa. Inizia la partita con i Blu in avanti. Calcio d'angolo, Tegerce e Sibillo, ricordiamo capocannoniere della fase a gironi, quindi dovranno stare attenti gli uomini di Mazzone a trovare le misure. L'attaccante dei Blu, Bassi, serve Iorio. Anzi no, sull'utrone sbaglia Sibillo, Bassi, poi un rischio della difesa della parte laborale, ancora Sibillo ci prova, un po' di confusione, non è ancora scesa bene in campo la squadra di Capitan Mazzone, impatto un po' freddo. Sibillo appoggia per Pestorino, che prova a puntare su diretta per Scorre Lanni. Questo viene suggerimento in avanti per Antonio Gallo. Gallo prova a girarsi, c'è l'inverso laterale per i bianchi, si incarica sull'utrone della battuta, scarica per Capitan Salvatore Mazzone. Iorio, sempre Giovanni Iorio, cerca il filtrante, lo trova in Lanni torna all'indietro da Iorio. Iorio scarica per sull'utrone, avanza sull'utrone, Lanni non riesce a controllare bene, si trascina il pallone in out dove c'è Vitulli che la gioca per Gallo. C'è stato un fischio, no, ed era sull'altro campo, quindi si rimbalza male il pallone per Pestorino, che riesce comunque a trovare una buona traiettoria di tiro. Calcio d'angolo sulla risposta di piede da parte di Bassi, ancora Gallo sul lato di sinistra. Gallo si c'è rimessa laterale ancora una volta, terza rimessa laterale consecutiva, si propone Vitulli in avanti, Gallo, vediamo se prova a servirlo, lo fa, e poi Iorio la mette ancora in rimessa laterale. Mazzone prova a avanzare, chiudo da Vitulli, sulla palla Mazzone, pulito l'intervento, prova a ripartire Iorio. Iorio, il suggerimento in avanti, non riesce ad arrivare, anzi imprendibile per Capitan Mazzone. Vitulli in avanti, scavetto per Sibillo, prova a girarsi, c'è sull'utrone su di lui, Sibillo lo contiene sull'utrone, ancora Sibillo costretto a indietreggiarsi, prova il numero, sbaglia, rega la palla a Lanni. Lanni avanza, ce l'ha sul destro, prova a girarsi, chiuso da Pestorino, pallone che non è uscito. Pestorino prova ad avanzare, c'è lo spazio per il tiro, lo carica, è troppo debole la sua conclusione. E quindi sull'utrone, siamo già dall'altra parte, con Lanni, opportunità per la Brera, Lanni sinistro, si distende, Vitulli e la deve in calcio d'angolo. E giù a che si camidano, che io che devo fare? Calcio d'angolo battuto. C'è l'appoggio da parte di Solutrone, non trova nessuno dei suoi. Luca Pestorino. Pestorino in avanti, riesce a servire Gallo per Sibillo, che trova l'1-0 a porta vuota. Vantaggio dei Blues sull'asse Gallo-Sibillo. E quindi la prima rete di questa gara avviene dopo 4 minuti e mezzo di gioco. Si portano in vantaggio appunto gli uomini di Gallo. Una delle giocate proprio del capitano Mazzone, serve Lanni, prossimo è cambio, Lanni, l'inserimento non c'è,
c'è la copertura di Pestorino, Sibillo, Sibillo contro Sulutrone, Sibillo lo punta, serve Pestorino, la finta, si accentra Pestorino, Bassi la respinge e poi ottima la fila di corpo di Lani, ne salta due, Lani a tu per tu contro Vitulli ed è l'1-1 su un'ottima giocata personale da parte di Gianni Lani. Buona quindi l'azione, l'iniziativa, lo spunto di Lani che ha saltato tutta la difesa avversaria e l'ha messa lì alle spalle di Vitulli per l'1-1, quindi botta e risposta immediata da parte di 5 minuti. Sibillo, Pestorino, il suggerimento ottimo per Sibillo che da lì non riesce a controllare ottimamente. Bassi al centro per Lani, lo scarico per, anzi no, Lani lo scarico adesso per Sullutrone che da lì non riesce a battere Vitulli. Sullutrone alla battuta di questo corner, serve Lani, Lani lo scarico per Iorio, Iorio ancora, poi Raya. Pestorino, Sibillo, lo chiude molto bene Iorio, poi Vitulli, la rimessa laterale sempre per la bolla, si va a vedere Mazzoli sulla sinistra, lo vede con la coda dell'occhio Iorio, lo serve, Iorio all'indietro per Sulutrone, anzi un assist sul Mazzone, però passaggio a metà strada per Sulutrone che non la riesce a tenere in campo, quindi occasione sfumata per la Blauvela. Vitulli, serve Raya, Raya fa partire il destro deviato in rimessa, Sibillo gioca su di lui, Sibillo torna all'indietro per Raya che serve Pestorino, prova ad avanzare il difensore del blu, viene chiuso qui con un fallo Sibillo ed è calcio di punizione da buona posizione per, la, per i blues. Dispone la barriera Bassi, Sibillo si prepara a battere questa punizione, destro di Sibillo fuori di un nulla. Sullutrone cambia gioco dalle parti di Giovanni, Iorio avanza, ancora Iorio, serve scarica per Lani, Lani cambia gioco da parte, dalla parte di Sullutrone, Sullutrone per Iorio, prova di prima a servire Lani. Viene chiuso l'intervento difensivo di Raya, qui l'1-2 prevedibile, il destro volante a mezza altezza da parte di Capitan Mazzone che spegne alto. Pestorino, Sibillo, ancora Sibillo, allarga per Raya, Raya si accentra, Raya prova il filtrante chiuso dalle maglie bianche, Lani di tacco, i suggerimenti davanti, la lascia sfilare Sullutrone, la controlla adesso Sullutrone di esterno, la copertura di Vitulli e ci sarà calcio d'angolo per la Blauvela. Poi all'indietro Mazzone si coordina, esce un tiraccio e quindi c'è rinvio dal fondo per i blu. Anzi no, c'è rimessa laterale che ha toccato la rete, pallone. Raya al centro per Vitulli, c'è l'anticipo pulito di Iorio, Iorio per Lani, Lani, Lani se la porta sul sinistro, la parata di Vitulli, pallone dalle parti di Pestorino che deve fare qualcosa lì, serve Vitulli che vada a Sibillo, prova a puntare Sullutrone, riesce a passare con un rimpallo Sibillo e poi Lani la controlla, la mette a 9 e mezzo. Sullutrone, Sullutrone chiede aiuto da parte di Mazzone. Anto, alla prossima cambio. Thank you.
Raya Pestorino, Pestorino, gli filtranti in avanti per Raya, buono il pallone, Raya si coordina, però sbaglia il tiro, sbaglia la conclusione. Nel frattempo cambia anche per cambia per i blu, sbaglia il tiro, sbaglia la conclusione. Nel frattempo cambia anche per cambia per i blu, anzi no, entra dopo Gallo. Nel frattempo cambia per i bianchi, è entrato, debutto in campo per Alessio, Alessio Lanni. Suggerimenti in avanti, calcio d'angolo. Si può riprendere Lanni alla battuta, serve Gianni Lanni che prova a tornare da Alessio Lanni. Qui c'è forse un fallo di Mazzone, avrebbe dovuto all'arbitro già copertura di Iorio, pallone che non esce, Lanni, Lanni serve Gianni Lanni per Alessio Lanni, si coordina, tiro esce alto sopra la traversa. Pestorino in avanti, Gallo, Gallo serve Raya, Raya per Pestorino, finta ancora Pestorino, il filtrante per Gallo, chiusura, il pallone non è uscito, Iorio lotta, rimessa sempre per i blu. Pestorino al centro, Lanni e poi Iorio, serve ancora Lanni, prova a tornare da Iorio, sbaglia Pestorino, Pestorino contro Mazzone, Pestorino la battuta deviata da un difensore della Blavela, ancora Pestorino, Mazzone su di lui, prova a girarsi di fisico, Pestorino ci riesce, il cross al centro, Sibillo non ha visto forse partire il pallone, controllo non perfetto, Suma una buona occasione, Lanni, il filtrante in avanti, chiusura di Raya ai danni di Alessio Lanni, Mazzone serve Lanni, Lanni prova a puntare a saltare Pestorino che lo contiene, Iorio, Iorio si fa vedere dall'altra parte, Mazzone, Mazzone ha provato la conclusione verso la porta però da una posizione abbastanza defilata, l'angolo era davvero scarso, davvero poco insomma, quindi nulla di fatto. Lanni per Gianni Lanni, buona l'azione dei due fratelli, Gianni Lanni, Alessio Lanni, ed è il 2-1, quindi doppietta di Lanni che ribalta la situazione e i Blues, quindi 1-2 al 13° minuto di gioco. Adesso è la Blavela a condurre, quindi pallone che esce, Raya serve sull'uno linea a Cianto, Raya, Sibillo si gira, conclusione deviata da Bassi che respinge, Giovanni Lanni di tacco per Iorio, Iorio, Lanni si addormenta un po' e poi Mazzone sbaglia l'appoggio, favorisce la ripartenza da parte dei Blues, qui una grande giocata di Sibillo, cioè rimessa laterale. Sibillo prova a scambiare con Pestorino, battuta, forse non l'ha vista partire Bassi che comunque in qualche modo devia in calcio d'angolo, battuto adesso da Pestorino, Gallo prova a girare verso la porta, ancora rimessa laterale, Gallo serve corto Pestorino, prova a puntare Iorio, Pestorino doppio passo, chiuso molto bene da Iorio, prova a ripartire la Blavela, 3 contro 3, Pestorino è più dietro, Mazzone appoggia per Lanni che non riesce a battere Vitulli, e poi Iorio tenta un passaggio, cercare il passaggio per Lanni, però è impreciso la misura di quest'ultimo,
Sibillo, Raya, Raya sbaglia tutto, Lanni, Pestorino, Raya, Gallo. Raya. Il biondo a fondo. Iorio. Pestolino. Sibillo destro, alto. Lanni, si fanno vedere Alessio Lanni. Lanni prova il piazzato, fuori di un nulla. Esce Sibillo. Entra Vitulli. Vitulli prova a girarsi, serve Raya. Raya cambia lato dalle parti di Gallo. Gallo, Bassi. La inchioda lì, ottima la parata di Bassi qui. Lanni serve Alessio, Lanni serve Gianni Lanni, ritorna da Alessio che spara alto. Tempo rigido. Raya, Gallo, rimpallo, Mazzone, anzi Iorio. Poi Iorio, pallone che non è uscito, prova a avanzare il numero 5, serve Lanni. Gianni Lanni, Mazzone, Mazzone l'appoggio, pallone arriva tra i piedi di Lanni, lotta con Pestorino, che ruba il pallone, ancora Luca Pestorino, per superare Lanni, ci riesce in un secondo momento, no, perché c'è il grande ritorno difensivo di Lanni. Pestorino, Vitulli ha provato il cross di prima. Bassi, Iorio, Bassi, guarda Alessio, ottimo Alessio Lanni, la tiene in campo ancora Lanni, la spara addosso a Pestorino che si trascina il pallone in out. Iorio, Lanni si accentra, Lanni sinistro che termina sul fondo. È entrato bene Alessio Lanni in partita, molti spunti personali. Raya. Sull'utrone Lanni, Vitulli. Ancora Vitulli, prova a girarsi, sponda lì dietro per Raya. Serve Vitulli. Vitulli prova a puntare Iorio che non si fa saltare, ottima la copertura. Lanni, Lanni, qui sbaglia, tentata una giocata un po' difficile. Ancora Vitulli, serve Raya, pallone che scorre dalle parti di Antonio Gallo, il capitano. Gallo salta secco sull'utrone, Gallo finta e c'è rimessa, guadagna rimessa laterale Gallo. Vitulli, battuta a mezz'area, termina alta. Momento 19. Rimane. Sull'utrone Alessio Lanni, Gianni Lanni, prova a ritornare da Alessio. Sull'utrone all'indietro, passaggio per il proprio portiere Bassi. Iorio, ancora Iorio si addormenta, non riesce a approfittare di Tulli. Poi Bassi, serve Luigi sull'utrone, sull'utrone Carmine, la prossima è cambio.
Vai, avanti a cambio. Alessio Lanni, buona la giocata Lanni, fuori di nulla. Da 20 minuti si va in pallo, sempre partita caparbia da parte di Orio, l'ultimo a mollare Lanni. Lanni ancora di punta, la palla rossa, ti voglio farmi schiaccare. Sali Gaia Vitulli, può coordinarsi Sibillo, difficile, infatti fa quasi il massimo. Lanni salta secco a Vitulli, poi Raia pulito il suo intervento ed è rimessa laterale per i bianchi, la Blauera. Mazzone, Bassi, Giorgio, Lanni. Lanni al centro, pallone a metà tra Gianni Lanni e Iorio. Sibillo perde palla, Mazzone in pallo. Gaia, la lancia in avanti Sibillo, Mazzone, Mazzone! Tirata sul fondo. Raia, lunga linea per Sibillo, non riesce a tenere il pallone in campo. Piove? No. Fortunatamente no. Vitulli di tacco, però sbaglia l'appoggio. Iorio, adesso Lanni scarica per Luigi sull'utrone, per Mazzone, piazzato Vitulli, la smanaccia, rimessa laterale sempre per la Blauera. Mazzone serve Iorio. No, Iorio prova addirittura la conclusione verso la porta. Vitulli serve Antonio Gallo. Gallo prova a puntare Capitan Mazzone, appoggia Ferraia. Sibillo l'anticipo da parte di Iorio, se la tocca la deve rimessa. Gallo sull'utrone, lancia fallo Alessio Lanni. Punta Vitulli, Lanni si accentra, tiro smorzato, debole. Raia, serve Gallo, ancora Gallo, serve il numero 5 Raia che va, buona l'azione dei Blues. Sibillo per Gallo, sinistraccio di Gallo, 23. Lanni prova a puntare Vitulli, non riesce a superarlo. Vitulli in avanti, Gallo, sull'utrone, Lanni, deviazione, rimessa laterale per la Blauera. Iorio sull'utrone, Mazzone si propone, Alessio Lanni lo serve, Lanni il piazzato che vale il 3-1 per la Blauera, la firma di Alessio Lanni. Quindi 3-1 per la Blauera che ribalta tutto quasi allo scadere del primo tempo. Qui Sibillo sinistro che termina sul fondo,
Unità di recupero per questo primo tempo. Alessio Lanni, controllo così e così, se l'allunga, Lanni si accentra, serve all'indietro sull'utrone, ancora Luigi sull'utrone, fa partire il sinistro sopra la traversa. Il destro qui di Mazzone che sfiora il palo. Finisce qui il primo tempo sul punteggio di 3-1 per la Blavela. Inizia il secondo tempo, vediamo i parziali di 3-1 per la Blavela dopo 25 minuti di gioco, quindi la missione dei Blues sarà ribaltare e rimontare questi due gol di svantaggio, ma non è facile, perché la Blavela dopo un avvio insomma un po' a rilento ha preso in mano il gioco. Si riprende con Mazzone, serve Gianni Lanni, Gallo su di lui, Lanni appoggia per sull'utrone dalle parti di Alessio Lanni, scambia con Gianni Lanni, buono lo scambio dei due, ancora Alessio Lanni sul, anzi Pestorino, serve Sibillo di tacco, scarica ancora per Pestorino, c'è la copertura di Alessio Lanni, Bassi, Mazzone rischia, però vince in palo. Avanza ancora Capitan Mazzone, scarica per Lanni, chiusura qui importante da parte di Vitulli. Lanni, Vitulli, c'è forse un fallo, anzi no. Gallo. Lanni, ottima la giocata, numero di Lanni che serve Gianni Lanni, fuori di un soffio qui. Forse se lo meritava l'assist Alessio Lanni per la giocata, non l'ha premiato il fratello. Quindi Vitulli in avanti per Sibillo, si gira ma non riesce perché c'è l'ottima copertura di sull'utrone. Alessio Lanni, serve Luigi sull'utrone, se la allunga un po' troppo, c'è la chiusura e copertura di Vitulli. Mazzone, Alessio Lanni al centro per Gianni Lanni, capisce tutto Sibillo, prova a ripartire, ancora Sibillo, punta Mazzone, Sibillo, Bassi in calcio d'angolo, sempre preciso e puntuale negli interventi il portiere della Blavela, si può dire degno sostituto di Arillo. Qui Vitulli fa sorprendere Bassi, non ci riesce. Alessio Lanni, Mazzone, ancora Mazzone, passaggio un po' corto, però mette bene la partita Alessio Lanni che la scarica direttamente nel sacco ed è il 4-1 per la Blavela, doppietta di Lanni. Quindi cade il poker, la squadra di Capitan Mazzone, un po' a pezzi sulle gambe, soprattutto i Blues di Gallo. Mazzone sull'utrone, Lanni per Gianni Lanni, Vitulli su di lui, c'è, non c'è fallo. Non c'è fallo,
Quindi Sibillo, prova a ripartire in contropiede la Blavela. Sibillo, Sibillo, prova l'assist, ma... E poi ancora Sibillo, prova la battuta verso la porta. Spreca tutto qui l'attaccante della dei Blues. Sull'utrone. Sull'utrone, sguscia via Vitulli. Ancora sull'utrone, accende Verlanni, che non riesce a controllarla. Quindi la sfona di Vitulli, copertura di Mazzone, poi Pestorino, poi Lanni, serve Luigi sull'utrone, sull'utrone, qui legge tutto Gallo. Questo è il cambio, eh? Ah, daranno. Sì. Mazzone, Lanni. Lanni il piazzato 6-1, una rasoiata qui di Lanni a filo d'erba, ed è quindi 6-1 per la Blavella, che adesso dilaga in questo secondo tempo. Entra nel frattempo Raya, esce Gallo. Vitulli, ancora Vitulli, va da Pestorino, avanza Luca Pestorino, Pestorino prova a cambiare gioco dove c'è l'inserimento di Sibillo, che la mette sul fondo. Assurdo, mamma mia. Alessio Lanni, ancora Lanni. C'è rinvio dal fondo. Bassi. Lanni. Raya. L'Alessio Lanni, non Raya ovviamente. Sull'utrone, copertura di Raya, sulla trascina e rimessa. 6:40, avanza Vitulli, Vitulli destro a giro, c'è la copertura, la risposta di Bassi in calcio d'angolo, sempre Raya alla battuta di questo calcio d'angolo. Si propone Vitulli, Raya va da Sibillo, esce Lanni su di lui che lo chiude, Pestorino la mette a terra, ancora Pestorino, avanza, rischia, pallone terminato dalle parti di Vitulli, ma c'è un fallo. Qui è sbagliatissima, è in modo molto non ci credo, non ci voglio credere, Lanni si divora il più facile dei gol, il gol mangiato di questa, di questo girone, possiamo definirlo questo, porta, a porta totalmente vuota, poteva essere il 7-1, un gol che avrebbe definitivamente chiuso tutto, ma Lanni incredibilmente... se l'è divorato. Comunque adesso Lanni, Vitulli lotta ancora, protegge palla Vitulli, Lanni capisce tutto, ancora Vitulli, serve Alessio Lanni, Lanni, Raya lo chiude, poi Pestorino, Pestorino si fa vedere, Vitulli lo serve, ancora Vitulli, si accentra Veronica di Vitulli che serve Raya, Raya ritorna da Vitulli e poi Alessio Lanni ruba il pallone, Lanni serve sull'utrone poi si fa superare Pestorino, Luca Pestorino ormai deve dare tutto quello che ha
i Blues se vogliono sperare di riaprire i giochi, però è molto difficile. Qui c'è un fallo in pressione danni di Sibillo, calcio di punizione alla cui battuta va Vitulli. Calcio di punizione, Vitulli alla battuta, va anche appoggiare per Sibillo, va direttamente alla battuta e colpisce l'unico difensore in barriera, Sillutrone. Sibillo di suola, serve adesso Pestorino che va dalle parti di Raya. Sibillo destro ad incrociare, Anto deve entrare. Lanni, scambio di due, ancora Alessio Lanni per Gianni Lanni, che se ne mangia un altro. Un po' a digiuno in questo secondo tempo Gianni Lanni. Lanni piazzato, termina fuori di poco. Tempo, cambio, esce Gallo, entra, anzi esce Sibillo, entra Gallo. Vitulli chiuso da Lanni, la rimessa sarà sempre per i blu. Vitulli, Raya per Pestorino, Pestorino in avanti per Gallo, spalla alla porta, chiuso da Sullutrone e poi Lanni, 3 contro 2, Alessio Lanni piazzato alle spalle di Vitulli ed è 7-1 e tripletta per Lanni. E quindi 7-1, la incubo, la prestazione per la Bravella che nonostante questo passivo largo era comunque passata in vantaggio inizio primo tempo, poi calo totale e ora a condurre proprio la Bravella di Capitan Mazzone che sta conducendo per 7-1 e la partita non è ancora finita, mancano circa 13 minuti alla fine. Lanni serve Mazzone in area di rigore, Mazzone botta, reazione di Vitulli, magari angolo, calcio d'angolo, Mazzone per Lanni, si coordina, l'invio dal fondo, Vitulli alla battuta, serve Pestorino lascia al suo posto Lanni, Pestorino infiltrante davanti, chiusa la linea di passaggio, Sullutrone per Gianni Lanni, Mazzone se la chiama Vitulli, magari controlla palla, poi sbaglia tutto Gallo, parisce Gianni Lanni, Lanni sul portiere, terza occasione per Lanni di varata. Frattempo qui non c'è stato un... non si sono compresi Giorgio e Lanni. Comunque, Yoro si è incamminato verso gli spogliatoi. Lanni, Gianni Lanni, Alessio Lanni, Raya, per Gallo, si riesce a trovare Pestorino, destro, deviazione, e c'è calcio d'angolo per i blu. Bassi la tiene lì.
serve Alessio Lanni, scoperta nuovamente la difesa dei Blues, Lanni rientra Gallo, Lanni, serve Gianni Lanni, il piazzato, Vitulli, rientra Iorio, Aisce. Pestorino, Gallo è solo, esce Bassi, Gallo, pallonetto, termina sul fondo. Ma alla prossima. Ah, già prossimo cambio, già Dani. Gallo. Bassi, il lancio lungo, oh, non c'è nessuno. Dieci minuti alla fine del match. Con la Blavella che va incontro ad una buona vittoria, soprattutto per la prestazione effettuata. Ah? 4-0. Chi siamo persi, mamma mia. Chi siamo persi. Gallo, anzi Sibillo, appena entrato, proprio al posto di Capitan Gallo. Ma sarà una medaglia là? No, eh? Lanni, due, sempre contropiede, 3 contro 2. Mazzone, anzi sull'utrone, Iorio firma l'8-1. Boh. 8-1 quindi, facile facile per Giovanni Iorio, che trova la prima rete in questa gara. Sibillo, Blues davvero veramente blackout alla loro prova. Passi, serve sull'utrone, torna la prova portiere Bassi. Ciao Bassi, sicuramente fattori in più dei suoi, oltre a dare sicurezza tra i pali, imposta anche bene il gioco da dietro. Lanni, numero di anni di Raya, Vitulli, però c'è l'anticipo regolare da parte di Sullutrone che firma il 9-1. Blavella Show questa sera. Solo una squadra in campo dopo il 10° minuto di gioco, la Blavella di Capitan Mazzone, che davvero con l'ingresso nel torneo ha stupito tutti. Qui la buona giocata di Vitulli che serve Sibillo, ma vince l'uno contro uno Bassi che gli dice no. Sibillo del 9-2 qui ferma, forse pretendeva che il pallone fosse uscito. Quindi 9-2, trova la rete Sibillo. Chiusura di Raya, ancora Sibillo. Sibillo e passaggio, non ci sarebbe arrivato Vitulli, ma c'è calcio d'angolo. Il destro qui da parte di Sibillo termina alto. Bassi, serve sull'utrone, la chiama Alessio Lanni, il numero 14, sull'utrone, vede, serve bene Gianni Lanni di tacco, era ben appoggiato Pestorino, pallone forse un po' all'indietro di Lanni, Pestorino per Sibillo, la mette a terra, l'1-2, non si conclude di un soffio con Pestorino che... Anzi, no, era sull'utrone che difende appunto il possesso. Raya la lascia sfilare, Vitulli.
Luca Pessarino punta sul lutrone ancora Vitulli, che Sibillo, Sibillo rientra, lo chiude molto bene Iorio, uno dei migliori in campo. Il pallone di Lanni, rimpallo, c'è fondo, qui forse sarebbe stato molto fortunato Lanni se il pallone fosse entrato. Sibillo, Gaia pensa alla conclusione, la finta, torna lì dietro, scarica anzi in avanti per Sibillo, si gira, spara la porta, Sibillo, serve Pessarino, ma chiude ancora una volta un onnipresente Iorio, un Iorio versione Arturo Vidal questa sera. Ancora il lancio in avanti di Lanni, Pessarino. Pessarino si gira, Pessarino, serve Gaia, Gaia di nuovo Lanni. Per Pessarino, Lanni, scambio di due, ancora Alessio Lanni, per Gianni Lanni, che se ne mangia un altro, un po' a digiuno in questo secondo tempo Gianni Lanni. Lanni piazzato, ferma fuori di poco. Tempo, cambio, esce Gallo, entra, anzi esce Sibillo, entra Gallo, Vitulli chiuso da Lanni, la rimessa sarà sempre per i blu. Vitulli, Gaia per Pestorino, Pestorino in avanti per Gallo, spalla la porta, chiuso da sull'utrone, e poi Lanni 3 contro 2, Alessio Lanni piazzato alle spalle di Vitulli ed è il 7-1 e tripletta per Lanni. E quindi 7-1, la incubo, la prestazione per la Bravella, che nonostante questo passivo largo era comunque passata in vantaggio inizio primo tempo, poi calo totale. E ora a condurre proprio la Bravella di Capitan Mazzone, che sta conducendo per 7-1 e la partita non è ancora finita, mancano circa 13 minuti alla fine. Lanni, serve Mazzone, Mazzone in area di rigore, Mazzone botta, deviazione di Vitulli, magari angolo, calcio d'angolo, Mazzone per Lanni, si coordina, l'invio dal fondo, Vitulli alla battuta, serve Pessarino, Pessarino lascia al suo posto Lanni, Pessarino infiltrante in avanti, chiusa la linea di passaggio sull'utrone per Gianni Lanni, Mazzone se la chiama Vitulli, magari controlla palla, poi sbaglia tutto Gallo, fallisce Gianni Lanni, Lanni sul portiere, terza occasione per Lanni di varata. Nel tempo qui non c'è stato un... non ci sono compresi Iorio e Lanni. Comunque Iorio si è incamminato verso gli spogliatoi. Lanni, Gianni Lanni, Alessio Lanni, Gaia per Gallo, riesce a trovare Pessarino, Pessarino destro, deviazione, e c'è calcio d'angolo per i blu. Bassi la tiene lì, serve Alessio Lanni, scoperta nuovamente la difesa dei blues, Lanni, rientra Gallo, Lanni, serve Gianni Lanni, il piazzato, Vitulli
Rientra Iorio. Esce. Pestolino. Gallo è solo. Esce Bassi. Gallo, pallonetto. Termina sul fondo. Ma alla prossima. Ah, già, prossimo cambio, già da lì. Gallo. Bassi, nel lancio lungo, non c'è nessuno. Dieci minuti alla fine del match con la Blavella che va incontro ad una buona vittoria, soprattutto per la prestazione effettuata. Ah? 4-0. Chi siamo persi ormai? Chi siamo persi? Gallo, anzi Sibillo, appena entrato, proprio al posto di Capitan Gallo. Ma sta una medaglia là? No, eh? Lanni, sempre contropiede, 3 contro 2. Mazzone, anzi sull'utrone, Iorio firma l'8-1. Boh. 8-1 quindi, facile facile per Giovanni Iorio, che trova la prima rete in questa gara. 8. Sibillo, Blues davvero veramente blackout alla loro prova. Passi, serve sul lutrone, torna la prova a partire Bassi. Ciao Bassi, sicuramente fattori in più dei suoi, oltre a dare sicurezza tra i pali, imposta anche bene il gioco da dietro. Lanni, numero danni di Raya, Vitulli, però c'è l'anticipo regolare da parte di Sullutrone che firma il 9-1. Blavella Show questa sera, solo una squadra in campo dopo il 10° metro di gioco, la Blavella di Capitan Mazzone, che davvero con l'ingresso nel torneo ha stupito tutti. Qui la buona giocata di Vitulli che serve Sibillo, ma vince l'1 contro 1 Bassi che gli dice no. Sibillo del 9-2 qui ferma, forse pretendeva che pallone fosse uscito. Quindi 9-2. Trova la rete Sibillo. Chiusura di Raya. Ancora Sibillo. Sibillo e passaggio. Non ci sarebbe arrivato Vitulli, ma c'è calcio d'angolo. Il destro qui da parte di Sibillo termina alto. Bassi, serve sull'utrone, la chiama Alessio Lanni, numero 14, sull'utrone, vede, serve bene Gianni Lanni di tacco, era ben appostato Pestorino, pallone forse un po' all'indietro di Lanni, Pestorino per Sibillo, la mette a terra, l'1-2, non si conclude di un soffio con Pestorino che... Anzi, no, era sull'utrone che difende appunto il possesso. Raya la lascia sfilare, Vitulli. Duca Pestorino. Punta sull'utrone ancora Vitulli. Che Sibillo.
Sibillo rientra, lo chiude molto bene Iorio, uno dei migliori in campo. Il pallone di Lanni, rimpallo, c'è fondo, qui forse sarebbe stato molto fortunato Lanni se il pallone fosse entrato. Sibillo, Gaia pensa alla conclusione, la finta, torna lì dietro, scarica anzi in avanti per Sibillo, si gira, spara la porta, Sibillo, serve Pestolino, ma chiude ancora una volta un onnipresente Iorio, un Iorio versione Arturo Vidal questa sera. Ancora il lancio in avanti di Lanni, Pestolino. Pestolino si gira, Pestolino, serve Gaia, Gaia di nuovo per Pestolino che firma il 9-3, quindi due gol consecutivi per i Blues. Ultimo cambio per la Blavela, esce sull'utrone per far spazio a Capitan Mazzone. Mazzone, Iorio, 5, Lanni serve Mazzone, ottimo il corridore di Lanni per Mazzone che trova deviazione e calcio d'angolo. Anzi no, poi c'è il calcio d'angolo, poi si rifiuta dal fondo. Quindi Vitulli, Sibillo, prova a puntare Iorio, Vitulli, Iorio, Sibillo, serve Raya, Raya al pallonetto, davvero troppo lezioso qui Raya. Lanni, ancora scatta in avanti Lanni, qui legge le sue intenzioni di Pestolino che riparte, fa parte del contropiede, qui forse Sibillo un po' altruista, poteva battere verso la porta. Mazzone, serve Lanni ancora una volta, ed è il quarto tentativo in questo secondo tempo, un po' sfortunato ma soprattutto anche poco preciso Lanni questa sera, Gianni Lanni. Sibillo, controlla a seguire, Sibillo la mette sul fondo. Bassi, serve Alessio Lanni, Vitulli su di lui, Lanni serve Mazzone, Gaia deviazione, rimessa, il piazzato di Mazzone, la parata semplice di Vitulli, poi Pestolino, prova ad avanzare, in mezzo a due, Pestolino, serve Sibillo, spalla la porta, e Sibillo ancora Iorio, Mazzone, qui c'è un fallo ai suoi danni. Lanni la mette a terra, Lanni, serve Gianni Lanni, ancora Gianni Lanni, forse trova insomma l'esecuzione più difficile in questo secondo tempo rispetto a quelli che ha sbagliato prima, comunque trova la doppia cifra la Blavela ed è quindi 10-3. Firma adesso di Gianni Lanni, ormai le due squadre ma soprattutto i Blues aspettano solo il triplice fischio da parte dell'arbitro che indirizzerà le due squadre negli spogliatoi, con la Blavela che vince questa partita, anzi stravince questa partita, risultato mai messo in discussione. Lanni prova ad avanzare, Lanni punta a Raya, serve al centro Alessio Lanni per Gianni Lanni, c'è Mazzone dall'altra parte, troppo lento qui Gianni Lanni, guadagna comunque calcio d'angolo Lanni, Sibillo al centro per Pestolino, si fa vedere Gallo sinistro, debole sul primo palo, sull'utrone, anzi Iorio,
Lanni. Ancora il numero 14, avanza Lanni, scarica per Gianni Lanni, sinistro 11-3, e sul sinistro di Lanni finisce qui la partita. Cade il sipario, Blavella batte Blues 11-3.